48 ore è una girandola di ipotesi sul futuro di Carlos Ghosn, ai vertici dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, arrestato lunedì scorso con l'accusa di illeciti finanziari e di aver falsificato la documentazione relativa ai suoi compensi. Martedì il consiglio di amministrazione di Renault aveva deciso di prendere tempo, diverso l'approccio di Nissan, da cui sono partiti gli attacchi sulla cattiva gestione imputata a Ghosn. Una proposta per ufficializzare le dimissioni del manager è stata infatti presentata al board. Si fa dunque meno solido l'asse Francia-Giappone e sembra naufragare l'ipotesi di un legame più stretto tra Renault e Nissan, mentre i titoli delle società cadono in borsa.